Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Alla presenza del Signore abbiamo ascoltato queste bellissime parole di San Paolo che riecheggiano uno dei temi fondamentali della festa che stiamo celebrando oggi, la festa della presentazione del Signore, la cosiddetta candelora. Il brano che è l'ultimo capitolo, il congedo della seconda lettera ai Corinzi che abbiamo meditato a lungo durante queste ore sante, culmina in questa bellissima frase che Gesù, che San Paolo attribuisce e riferisce agli apostoli: non abbiamo alcun potere contro la verità, ma per la verità. Questo brano, questa frase deve essere oggetto di attentissima meditazione, anzitutto da parte dei ministri dell'Altissimo, ma certamente meditarla è di edificazione anche ai fedeli che non hanno ricevuto dal Signore la sacra potestas, quindi l'autorità. Nella Chiesa esiste l'autorità, e come se esiste? Ci sono coloro che rappresentano a vari livelli, disposti in grado gerarchico, Cristo capo e pastore e maestro. Ma l'autorità che hanno ricevuto dal Signore è un'autorità finalizzata alla custodia, all'annuncio, alla promozione, alla difesa di una verità che trascende ogni singolo ministro, che è stata annunciata e rivelata dall'unico Signore che i ministri servono, che è il nostro Signore Gesù Cristo, che di se stesso ha detto: io sono la verità. Per cui il potere reale, autentico, che coloro che rappresentano Cristo capo, maestro e pastore hanno, è legittimo ed è quindi rettamente usato, e adesso quindi bisogna senza nessuna remora sottomettersi quando è al servizio della verità, è per la verità, mai quando Dio non voglia fosse contro la verità. Perché qualora Dio non voglia ciò accada, non avrebbe nessun titolo di legittimità. E anche coloro che sono sottoposti canonicamente a tale potestà avrebbero non soltanto il diritto, ma il dovere di non assecondare chi osasse esercitare la propria autorità contro la verità. Dio ovviamente non voglia. È questo un tema fondamentale della festa che stiamo vivendo, perché adorare Cristo come luce per illuminare le genti, la luce è la verità, l'abbiamo visto anche durante l'omelia della Santa Messa. Esiste la verità ed esiste l'inganno, che si fonda sull'errore e si fonda sulle menzogne del padre della menzogna, che tiene e schiavizza i suoi sottoposti o attraverso le malie, le arti subdole dell'inganno, o attraverso il terrore della paura. Ecco, noi seguiamo Cristo. San Paolo esorta al termine di questa lettera i suoi, ed esorta anche noi, con questa espressione: esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Abbiamo tenuto durante la celebrazione la candela accesa. La candela accesa sappiamo bene che ci ricorda la prima volta che quella candela fu accesa dal cero pasquale. Noi non ce lo ricordiamo, se lo ricordano i nostri padrini e madrine di battesimo, i nostri genitori. Quando si accende quella lampada, il sacerdote dice: ricevi la luce di Cristo, ricevi la lampada della fede. E quella lampada noi non dobbiamo farla spegnere mai. Nelle chiese ci sono le bravissime sagrestane che
fanno in modo che le lampade dell'altare non si spengano durante la Santa Messa. Ma si spegnerebbero se grazie al loro fedele e attento servizio non fosse rimboccata la cera, o quando si fossero candele di cera reale, non di cera liquida, non fossero sostituite prima che giungano alla fine, perché le lampade si spengono se non vengono alimentate, e la nostra fede, se non è costantemente alimentata, si spegne. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, ma ci credo veramente a tante cose. La fede non è questione di tradizioni o di modi di procedere perché l'abbiamo in qualche modo ricevuto, quindi insomma manco io se ci credo tanto, ma lo faccio. No, la fede si mette alla prova. Quando stiamo davanti a Gesù Eucaristia, quella è una grande prova. Tra poco ci sarà il silenzio. Fisseremo l'ostia santa, illuminata nell'unica luce nel buio della Chiesa. E lì siamo io e il Santissimo Sacramento. E questo io vale per ciascuno di noi. Che faccio quando sto da solo davanti a quest'ostia? Chi è quest'ostia? Chi c'è dietro quest'ostia? Ci credo veramente? Se ci crediamo veramente, tante cose accadono sia nel nostro cuore, sia dentro che fuori, se ci crediamo veramente. Questo è soltanto uno dei tanti esempi. E chiudiamo questa breve riflessione. San Paolo fa due preghiere. Noi preghiamo che non facciate alcun male, e noi preghiamo anche per la vostra perfezione. Le uniche cose che stanno a cuore a un autentico apostolo: primo, almeno il minimo indispensabile, che i propri figli nella fede si astengano dal male, cioè non facciano peccati rilevanti. Ma la gioia dell'apostolo è vedere i figli che tendono alla perfezione a cui siamo tutti chiamati: la perfezione delle virtù, la perfezione della carità, la perfezione della vita cristiana. Non accontentarci di non offendere il Signore col peccato, ma imparare a fare quello che a Lui è gradito o quello che Gli è sommamente gradito, attivarci nel bene, moltiplicare le opere sante tanto quanto possiamo, in tutti i modi possibili. E questa preghiera sgorga poi, culmina nell'esortazione conclusiva, no? Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. La prima cosa è state lieti. Due giorni fa abbiamo festeggiato il grande San Giovanni Bosco, che diceva: la santità consiste nello stare sempre allegri, state lieti. Un santo non è mai triste, ha sempre quella letizia nel cuore, in perenne, che non è scossa da niente, da nessuno. Tendete alla perfezione, mai raggiungeremo la perfezione, è impossibile per noi poveri mortali, però è possibile stare sempre in cammino, non fermarsi, non accontentarsi, non cadere nella tiepidezza o nella mediocrità. Fatevi coraggio a vicenda, soprattutto nei tempi non prosperi, non favorevoli, non positivi, quando crisi di vario genere incombono a vari livelli, politico, sociale, economico o anche ecclesiale. Importantissimo farsi coraggio a vicenda tra i figli di Dio. Abbiate gli stessi sentimenti verso il Signore, stessi sentimenti gli uni verso gli altri e soprattutto stesso modo di sentire. Il modo di sentire dei figli di Dio è completamente informato dalla fede. Non è possibile che una persona creda una cosa
e un altro non ci creda. Ecco. E infine, vivete in pace, l'altro segno grande insieme alla gioia e all'amore, no, della comunione con Dio. Vivete in pace. Pace con Dio perché siamo lontani dal peccato, pace con noi stessi perché in pace con Dio siamo in pace anche con noi stessi, siamo riconciliati con tutto quello che è la nostra esistenza, col male commesso perché ne abbiamo chiesto perdono al Signore e col male ricevuto perché l'abbiamo perdonato e col male che abbiamo fatto al nostro prossimo perché abbiamo aperto percorsi di riconciliazione. E infine pace con tutti, perché noi nemici non ce li abbiamo. Se qualcuno ci considera nemico e non mi vuole come amico, non ci posso fare niente. Ma noi nemici non ce li abbiamo. E se qualcuno ci considera suo nemico, come il Signore ci ha insegnato, preghiamo per lui. Voglia il Signore concederci la grazia di poter vivere così. Facciamo nostro il saluto di San Paolo, che poi è passato nella liturgia. Sappiamo bene che il sacerdote spesso saluta con le parole con cui San Paolo chiude questa lettera: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano, diciamo adesso, con tutti noi, e così sia, ora e sempre. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.